Ciao, sono Massimo, nella vita sono un trainer, mi occupo di movimento a 360 gradi, quindi dal lavoro di riabilitazione alla prestazione. Lavoro sulla mobilità articolare, sull'elasticità, allenamento della forza e vengo dal mondo delle arti marziali. Sono laureato in medicina e per amore del movimento diciamo, mi sono allontanato dall'ambiente clinico per vivere sul campo quello che era la fisiologia dell'esercizio, perché ritengo che comunque, cioè, per il mio vissuto personale mi sono scontrato sulle problematiche che riguardano la teoria della fisiologia dell'esercizio, poi da quella che è la pratica. Quindi, esplorando nuove discipline, cercando di capire qual era quel filo conduttore che le univa, per cercare di creare un miglioramento a 360 gradi di quello che è il corpo umano. Sono arrivato qui a Roma Center Climb perché ho conosciuto qualche anno fa, mentre ero su in Alto Adige, ho conosciuto lì il mondo dell'arrampicata. E quando tornando qui a Roma a vivere, volevo approfondire di più quella che era la tecnica dell'arrampicata, esplorare questo mondo cercando di capire quella che era una tecnica diciamo sostenibile, perché approcciandomi all'arrampicata in maniera istintiva o facendo i corsi che ho avuto la possibilità di fare lì, io mi sono confrontato comunque negli ultimi 3 anni con arrampicatori sia di Brunico, quindi Alto Tesini, che di altre parti d'Italia. Però diciamo la tecnica arrampicata si basava fondamentalmente sul ok, devi usare meglio i piedi, oppure devi fare questo movimento così, ma non c'era diciamo una regola, uno schema diciamo didattico preciso, ok? Quindi stavo cercando, ecco, un metodo come quello che ho strutturato io per quello che è il mio lavoro, un metodo comparabile. E qui ho scoperto che quello che cercavo esisteva e quindi ho potuto capire come, che era quello che mi interessava, come non far fatica mentre si arrampica, come rendere qualcosa di difficile facile, come riuscire a fare qualcosa che al momento è impossibile, come renderlo possibile. Sono sinistra sul nodo, vai. Vado. Lo consiglierei sicuramente, perché vabbè, trovo l'arrampicata una disciplina meravigliosa, però va fatta col giusto approccio. Che non può essere semplicemente andare in maniera istintiva, non può essere provare a caso, non può essere tirare e migliorare semplicemente la forza di tiro o di trazione, ma ci deve essere insomma qualcosa di diverso, che va oltre anche semplicemente la tecnica, proprio una filosofia, insomma, di approccio all'arrampicata. Diciamo, deve essere una filosofia che io condivido a livello proprio di movimento.